La trattativa tra Luciano Campitelli e Nicola Di Matteo è terminata con un nulla di fatto. L'accordo per la cessione di una quota di maggioranza della Teramo Calcio non è stato raggiunto, dopo che nei giorni scorsi c'erano stati incontri, chiacchierate per cercare una quadra che alla fine non è stata trovata. D'altronde che la strada fosse impervia lo si sapeva già, che dagli incontri sarebbe scaturita la fumata bianca era altrettanto complicato, e infatti così è stato. A questo punto la società biancorossa rimane nelle mani di Campitelli, mentre sullo sfondo, ma nemmeno più di tanto, c'è sempre Francesco Quintiliani, che nei giorni del ritorno della trattativa con Di Matteo era un po' uscito di scena. Probabilmente però non è mai stato davvero fuori dai giochi, tutt'altro. Chiaramente i discorsi sul tavolo con l'imprenditore romano sono di altro tipo, riguarderebbero impianti e settore giovanile, mentre con Di Matteo, che aveva già scelto anche il nuovo direttore sportivo, il passaggio societario avrebbe avuto un impatto più tecnico, che avrebbe avuto riflessi anche sulla costruzione della prossima rosa e la scelta o la conferma del prossimo allenatore. Invece Quintiliani sembrerebbe non per forza interessato ad avere un ruolo di maggioranza, con Campitelli che rimarrebbe al timone, ma con al fianco forze fresche per dare nuova linfa ad un progetto tecnico che vedrà ancora sulla panchina già Genoa Maurizi, che ha prolungato il contratto fino al 2021 e che sta conquistando una salvezza in Serie C, che passerà anche, ma non solo, dalla sfida di domenica pomeriggio sul campo della prima della classe. A Pordenone il tecnico biancorosso potrebbe dover fare a meno di Angelo Persi alle prese con la pubalgia, mentre Spighi, ammonito al Bonolis col Vicenza, sarà fuori per squalifica. Con Giorgi, che è praticamente un ex, le scelte a centrocampo potrebbero essere quasi scontate. Proietti in mezzo e poi tre uomini per due maglie, Armeno, Spinozzi e De Grazia. Proprio Armeno potrebbe sparigliare le carte qualora dovesse essere impiegato da mezzala sinistra, con Spinozzi a destra, e De Grazia che potrebbe essere l'alternativa in corso d'opera, visto che al momento Sparacello e Infantino sono favoriti per partire in coppia dal primo minuto. Nella squadra di TSR, ad un passo dalla promozione in Serie B, rientrano Stefani e davanti il bomber Leonardo Candellone. Gavazzi ha ripreso a correre e domenica potrebbe essere già almeno in panchina. Indisponibili invece Berrettoni, al quale il giudice sportivo ha inflitto due giornate di stop per l'espulsione subita a Ravenna, e Francesco Bombaggi. Il diavolo va al Bottecchia senza fare calcoli, sperando che riesca lo sgambetto che possa almeno ritardare la festa ai neroverdi. Arriviamo da un momento positivo, è vero, abbiamo fatto un po' di punti nelle ultime partite. Ancora non bastano, quindi dobbiamo andare là e cercare di portare via qualcosa. È difficile, comunque essere primi a questo punto poi non è, cioè, primi per caso, quindi sarà una partita difficile, però noi ancora ci dobbiamo salvare e quindi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa qualcosa. Ma a livello personale non è uno stimolo in più, comunque, cioè, il nostro stimolo è quello di salvarci. Poi se roviniamo la festa non credo, perché comunque c'hanno 7 punti di vantaggio, sono tanti. E noi dobbiamo pensare a salvarci, questo deve essere il nostro stimolo, dobbiamo pensare a questo. Poi non credo che rovineremo la festa a nessun altro, mancano 3 partite, avranno tempo magari per vincerlo.